siete mai stati a Venezia? Venezia! Mettete un mi piace se vi piacciono. Per la serie I Cinepanettoni che non ti aspettavi, Seba va a Venezia per le vacanze di Natale Santo Stefano. Qui assisterà a un concerto di Vivaldi per acculturarsi un po', vedrà come si forgia il vetro di Murano e romperà la sua camera. Oggi si va a Venezia. Il treno regionale 5529 di Trenitalia. È puntuale. Non c'è nessuno, siamo a Santo Stefano e non c'è nulla, il nulla. Una persona, eccola, una persona che corre. Ora, fa un po' paura, tra i corvi, la gente che corre, da chi starà scappando? Oh mio Dio! Non so perché quando sono a Venezia penso sempre a Tomb Raider 2. Guardate che stradicciuola. Guardate che meraviglia. Guardate che bella. Eccola qua. Wow. Allora, sono bellissime, però mi fanno un po' paura. Bene, adesso stiamo andando in un ristorante tipico di Venezia che si chiama Chinatown. È proprio uno dei ristoranti più importanti di Venezia proprio, e vedremo se sarà buono o meno. Ecco qua, siamo andati in uno dei ristoranti più tipici di Venezia. Al cinese. Riso in bianco, pollo alle mandorle e un po' di mavodoro. Siamo con poca gente, siamo alla ricerca di Rialto. Allora, che ce lo indicano anche qui, da questa parte. Guardate che meraviglia, Venezia è proprio una città incantevole. Devo dire che quest'anno sono andato a Venezia ben 4 volte, quindi non male. Questa sarebbe carina anche per un video musicale, no? Questa non ricorda un po' quella del mio video di Eclisse. E dopo ore e ore di lunghe ricerche abbiamo finalmente trovato uno dei simboli di Venezia, ossia il ponte di Rialto. Pronti? Attenti. Io il gusto blu, dopo l'esperienza del curry al Dragon Quest, non lo mangio, perché abbiamo preso il cioccolato fondente e la panna. Hanno fatto la maschera della scimmia, ma guardate che brutta. Guardate, Beethoven, Da Vinci, Michelangelo, David, Einstein. Bello. Cioè, non mi aspettavo di finire qui. Che belli gli scacchi. I gatti contro i cani, è bellissimo questo. Oh, eccoci tornati a San Marco. Guardate i dettagli. Cioè, voglio dire, da lontano manco si nota, ma c'è è veramente una cosa, cioè sembra un dipinto, veramente bello. Paghiamo per entrare? No. Un po' di carne di cavallo. Benvenuti nella casa. Apriamo. C'è la prima stanza da letto, tra l'altro mi hanno anche lasciato dei buoni cioccolatini. Qui c'è una finestra, non l'ho ancora aperta, a dirvi la verità. Non so che cosa nasconde, lo scopriremo domani mattina. Poi qui c'è un'altra stanza da letto, c'è questa specie di trollo, magari domani ti farò un video. Questa che pensavo fosse spazzatura, ho scoperto che in realtà è arte moderna anche questa. C'è il latte, anche un po' di marmellate varie, dei biscottini, guardate che buoni biscottini. Comunque è un posto veramente rilassante. Oh, guardate che bel lampadario. Comunque questa è una casa che mi tappicherà di stare quando vado a Venezia. E se vi capita andatevela a cercare su Airbnb, è carina. Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo a Venezia e siamo qua a fare questo viaggetto un po' natalizio. Vediamo com'è la città e vi faccio vedere un po' di posti. Apriamo la finestra, praticamente già vediamo il mare, come potete vedere. Adesso vi porto un po' a vedere il mare. Genovese? E adesso ci spostiamo verso San Marco. Eccolo che arriva. Stiamo andando a San Marco. Siamo quasi arrivati a San Marco. Quello era l'hotel che mi ha fatto dormire Omega l'altra volta.
Guardate che bello la piazza San Marco. Piazza piena di uccelli proprio. Cioè, mi sembra di essere a Nara. Questi animaletti sono un po' come le scicca di Nara. Ciao, ciao, ciao. 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 Guardate che bello, con qua la bellissima chiesa di San Marco. Wow, l'invasione dei gabbiani. Oh, mamma mia, praticamente i gabbiani hanno preso il controllo della città e infatti non ci sono più turisti. Oh, guardate che bella la chiesa di San Marco. Ta-da! Anche i mercatini, anche a Venezia. Comunque, vabbè, siamo stati a vedere questo concerto di Vivaldi, bellissimo, veramente bello. Adesso torniamo a casa. Mi saluta così la mia fotocamera che non si accende più, stronza. Basta, ti ho voluto tanto bene. Questa che è rimasta su, come sempre in Italia. Una cosa che non succede mai in Giappone, in Italia doveva succedere. Vabbè. Eccoci nella bellissima Murano. Andiamo a vedere i famosissimi vetri lavorati di Murano. Guardate che belli, ci sono anche tutti questi cagnolini. Sono veramente fatti nei minimi dettagli. Una volta i maestri qua che facevano il vetro non potevano lasciare Venezia se non avevano un visto speciale per mantenere un po' quest'arte che c'era solo a Venezia nella città. Non capisco perché tutte le volte che vado a Venezia piove. Mi hanno detto che comunque una volta che fanno queste lavorazioni in vetro poi vanno messi in questo forno e devono rimanerci fino a mattina, se no perdono la forma. Infatti quelli che fanno vedere per dimostrazione di solito li rismontano e li rifanno la mattina. Guarda che bello. Questi mi ricordano più la Spagna. E alcune persone non sanno che, dovete sapere che Murano l'hanno spostata da Venezia, perché originariamente tutti questi artisti veneziani lavoravano il vetro a Venezia, l'hanno spostata a Murano perché le case erano in legno una volta e c'erano un sacco di incidenti che capitavano durante la lavorazione del vetro e prendevano fuoco le case e c'erano un sacco di incendi, quindi hanno dovuto già spostarli tutti a Murano. Io proseguo il mio tour, spero che vi piaccia. Ditemi se a voi piacciono queste statue in vetro, scrivetemelo nei commenti. Ciao! Questa gita a Murano è stato bellissimo, ci hanno anche fatto vedere come si fa il vetro, come si lavora. Vi lascio qualche clip, purtroppo non potevo fare video là, ma magari trovo qualcosa online e ve lo metto qui. Spero che il tour vi sia piaciuto, adesso torniamo a Venezia. Ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store. E adesso stiamo aspettando il vaporetto per andare a San Marco, che dobbiamo andare in una chiesa sconsacrata per vedere un concerto dove si esibisce anche una mia amica, quindi non vedo l'ora.